l'energia e i suoi paradossi, ovvero i paradossi dell'energia. Energia è una parola che usiamo in continuazione, ma io credo che la si usi spesso in modo un po' vago e indeterminato. Forse è opportuno tornare con la mente al senso etimologico di questa parola, che viene dal greco, viene da una parola greca che ha un ruolo fondamentale nella filosofia di Aristotele, che è energeia, cioè energia. Tutti hanno studiato Aristotele, quale distingue dynamis da energeia. Allora, potenza e atto. Su ogni manualetto di filosofia si spiega qual è la distinzione che Aristotele pone tra la potenza e l'atto. E l'atto sarebbe l'energeia. O anche entelechia, due parole usa Aristotele. Su questa duplicità sarebbe interessante approfondire, poi lo farò nella mia conferenza. Ma stiamo all'essenziale. Allora, ergon, la parola di cui è fatta l'energia, significa in greco opera, lavoro. Allora, l'essere in atto, che normalmente viene inteso come la dimensione all'interno della quale la cosa si fa compiuta, in atto, da potenziale che era, si compie, si realizza, si fa effettuare. L'atto, in quanto ha a che fare con l'ergon, non ha a che fare in Aristotele con qualcosa di compiuto nel senso di definitivo, di quieto in se stesso, ma ha a che fare con qualcosa che è atto, appunto, nella misura in cui è capace di produrre effetti, è capace di lavoro, di realizzare qualcosa. Ecco, questo è importante, perché noi siamo abituati a pensare l'atto come il momento conclusivo di un percorso, di un divenire. E invece Aristotele ci invita, e dovremmo ascoltarlo con maggiore attenzione, io credo, a pensare appunto all'atto come qualcosa in cui la realtà, l'essente, si realizza nella misura in cui deve sempre ancora realizzarsi, deve realizzare degli effetti, deve lavorare, è in atto, cioè attività, cioè dimensione mobile. E quindi qui cominciamo a capire che forse le cose nella loro attualità, nella loro dimensione più propria, nella loro vera realtà, per Aristotele, non sono le cose definitive, chiuse, morte, quiete, risolte in una fine che non lascia spazio ad ulteriori svolgimenti. No, la vera realtà si dà laddove la cosa mostra di essere ancora in grado di produrre effetti. Effetti che ci portano oltre la sua determinatezza, il suo essere quel che è in quel momento. Ecco che l'energia, quindi, cominciamo a comprendere, ha a che fare con quella dimensione mobile, dinamica, che è custodita da ogni realtà, da tutte quelle realtà che noi apparentemente cerchiamo di definire, chiudendole in una concettualizzazione che ci dica quel che esse sono veramente. E invece, no, si dice Aristotele, attenzione che l'energeia ha a che fare con la cosa in quanto non è mai definitiva, mai risolta, mai compiuta. E allora ecco che quelle realtà che a noi sembrano avere una loro consistenza, una loro perfezione, una loro compiutezza, sembrano aver raggiunto il proprio fine, entelecheia, entelos, nel proprio fine, in verità dimostrano di custodire un movimento tendenzialmente infinito che mai sarà risolto, come a dire che il fine verso cui le cose tendono è quello entro cui le cose già si trovano, in quanto sempre proiettate oltre quel che sono. E quindi l'energia diventa un modo di guardare alla realtà
ritrovando, al di là delle definizioni, degli schemi con i quali ci rapportiamo ad essa, ritrovando quella mobilità, quel divenire, quella dynamis, quella potenza che allora non sta mai prima dell'atto, ma è ciò che rende atto l'atto. E quindi Aristotele ci invita, in verità, al di là di quello che si dice normalmente, a pensare la potenza e l'atto come due dimensioni non solo indisgiungibili, ma come l'una costituente la quintessenza dell'altra.